L'attesa è finita, appunto sono stati annunciati in diretta su Rai 1, primi nomi, dei 24 big che gareggeranno nella 69esimo Festival di Sanremo, sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni, complice un pallottoliere. I primi nomi estratti da Pippo Baudo e Robazzi, sono stati quelli di Paola Turci con l'ultimo stato, Simone Cristicchi, cura di me desenserca se l'amore non è una dittatura. Questi ultimi sono la prima sorpresa della kermesse che si terrà dal 5 al 9 febbraio nella città ligure. Desen Circus sono un gruppo rock italiano composto da Andrea Puglia, Karin Puglia, Massimiliano Peschiavello e Francesco Pellegrini. Fu fondato nel 1994 a Pisa da Andrea Pino e Marcello Bruzzi. Punto a questo gruppo si aggiungono Anna Candela con il brano Le nostre anime di me. Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me? A questi nomi si aggiungono i Rama con La ragazza dal cuore di latta, Il volo con musica che resta, Netto farò trovare tanto game cose di me, Motta dove li fai e ultimo con i tuoi particolari. Tra le notizie della serata quella che Rocco Papaleo presenterà il dopo Festival 2019. Quest'anno è stata eliminata la categoria delle nuove proposte, selezionando 24 artisti che se la sono giocata sino all'ultimo e questa sera ha vinto Einar, con 100.000 volte, e è stato votato dalla commissione musicale guidata da Claudio Baglioni, peso percentuale del 40%, dalla giuria degli esperti, giuria televisiva, presieduta da Luca Barbarossa e composta assieme a lui da Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca Bizzarri e Paolo Chessisoglu, 30%, e dal pubblico tramite il televoto. 30%, domani verrà decretato un altro vincitore che chiuderà la formazione dei partecipanti. Tra le novità di quest'anno, i primi tre classificati di ognuna delle due serate di questo Sanremo giovane andranno all'estero in tour in un progetto che vede coinvolto il Ministero degli Affari Esteri. Ancora una volta Claudio Baglioni continua a stupire con le sue scelte e le sue idee.